Buonasera, buonasera a tutti, grazie al Festival dell'Invito, grazie all'Istat. Mi immagino che non sia di particolare interesse, ma state assistendo alla sublimazione di una carriera. Perché io ho lavorato per molti anni nella televisione, in Rai, tuttora lavoro in una società di un'azienda di produzione televisiva, ho lavorato all'Istat e parlare di televisione e radio in una sede come questa, il Festival della Statistica, è proprio, no? Una specie di chiusura del cerchio. Allora, introduco molto brevemente questo panel dicendo che in questi ultimi anni la fruizione della televisione è molto cambiata, soprattutto perché noi, quelli della mia generazione, eravamo abituati a una fruizione lineare della televisione, si vedeva quel che c'era a quell'ora, si poteva scegliere il canale, quando ero piccolo neanche tanto perché erano due, ma insomma adesso è tutto diverso, no? Per tanti anni si è detto potremo farci prima o poi il nostro palinsesto personale, bene, ci siamo, oggi ognuno di noi si può fare il suo palinsesto personale. Questo ha comportato una serie di conseguenze a catena. La prima che mi viene in mente è una grandissima proliferazione dell'offerta. Ci sono piattaforme, gli OTT sono entrati, quindi c'è una proliferazione dell'offerta inizialmente più di serie televisive, ma ormai anche nell'area dell'intrattenimento. Io ho avuto un incontro con Netflix proprio in settimana e quello che loro ci chiedono è quello di immaginare una produzione italiana di intrattenimento leggero, film documentari, serie. Di intrattenimento. La moltiplicazione dei device, prima la televisione, se tu la volevi vedere avevi bisogno del televisore, adesso la puoi vedere, non da oggi, la puoi vedere in mille altri modi. Questo ha prodotto una serie di conseguenze, tra cui secondo me la più significativa è l'allontanamento dei giovani dalla TV tradizionale e quindi anche da alcuni contenuti che continuano a trovarsi soprattutto, se non esclusivamente, sulla TV tradizionale. Questo propone un tema anche sul futuro della TV generalista, che poi magari se abbiamo il tempo possiamo provare a approfondire un po'. Quindi ci sono tante cose che sono successe, tante cose che stanno succedendo, tante che ne potrebbero succedere in un senso o nell'altro, e io penso che la cosa più bella che possiamo fare è iniziare partendo da un po' di dati. Abbiamo qua la dottoressa Emanuela Bologna, che è una ricercatrice dell'Istat, responsabile di importanti progetti e iniziative su stili di vita, tempo libero, cultura, fattori di rischio per la salute, con un'attenzione particolare, qui ci tengo a sottolinearla, le disuguaglianze anche di genere. Oggi sono andato a fare una corsetta per Treviso, ho visto tanti fiocchi con i nomi delle donne vittime di femminicidio, che sono davvero tante, davvero troppe, quindi non c'entra niente, ma questa secondo me è una sottolineatura che non stona mai. Partiamo con un po' di dati, perché quelle che ho fatto io sono chiacchiere, invece così avviamo la discussione sulla base di qualcosa di solido e concreto. Allora, innanzitutto grazie di essere qui e sono molto felice di essere con voi. E, allora, i dati in realtà confermano quello che è stato appena detto, quello che è in atto è una grande trasformazione che ha attraversato la TV e anche la radio, che rimangono mezzi di comunicazione capillarmente diffusi tra la popolazione, hanno attraversato il XX secolo, arrivati fino a oggi con grandi trasformazioni. I numeri che noi registriamo sono molto elevati a livello di fruizione, per la televisione si parla nel 2020 del 91% di persone che hanno fruito diciamo, la televisione, sia giornalmente con un 73% e poi invece un 17% con una frequenza meno che giornaliera. Ciò significa che la televisione è molto vista. Quello che è cambiato ovviamente diciamo, è anche il profilo delle persone che guardano la TV, nel senso che c'è stata una perdita soprattutto tra i giovani, quindi le generazioni più giovani guardano sempre meno la TV, in realtà la guardano meno frequentemente. Registriamo comunque delle quote pari all'83% nella popolazione giovanile, quindi quote elevate, meno della media nazionale, però significa che comunque i giovani continuano a vederla, ma parallelamente a questo, quello che si diffonde molto è l'utilizzo dei diversi device con l'abitudine al download di video che non sono soltanto provengono ovviamente da trasmissioni televisive. Per esempio, un dato interessante è che negli ultimi 3 anni tra gli utenti regolari di internet aumenta di 13 punti la quota di chi ha appunto scaricato video da piattaforme commerciali come Netflix, Sky, e soprattutto questo avviene tra i giovani. Quindi diciamo che tra i giovani appunto abbiamo una fruizione varia
e che si diversifica e non è soltanto quella che riguarda la televisione. Per quanto riguarda la radio abbiamo una quota di utenti radiofonici pari al 56%, che si è mantenuta abbastanza stabile. C'è stata una piccola diminuzione nell'ultimo anno dovuta al fatto che molti degli utenti radiofonici l'ascoltano tramite l'autoradio andando al lavoro, quindi immaginiamo che soprattutto nei periodi di lockdown questi, diciamo, fruitori sono venuti meno. Però diciamo che nel tempo la radio, soprattutto negli ultimi, dal 2017 al 2019, aveva avuto anche un po' un aumento, e soprattutto la fascia, diciamo, centrale della popolazione, 18-44 anni, sono le persone, insomma, che la seguono di più. Questo in linea generale. Ovviamente poi possiamo, naturalmente, la cosa più, diciamo, importante da dire è che in tutte queste grandi trasformazioni la cosa più eclatante è stata la scissione tra il mezzo TV e radio e i contenuti, no? Quando si parla di TV fuori dalla TV e radio fuori dalla radio, si può anche dire, cioè a dire che ovviamente oggi come oggi non ha più senso parlare della TV come mezzo, ma con i contenuti che veicola. E quindi, insomma, questa è appunto la grande trasformazione che possiamo registrare appunto negli ultimi anni. E una cosa molto interessante, insomma, anche da dire rispetto all'anno in corso, l'anno del Covid, l'Istat ha realizzato in maniera specifica delle indagini proprio per monitorare come fosse un diario della vita quotidiana le attività svolte mediamente ad aprile, quindi nel periodo del lockdown più duro, e anche a dicembre, a distanza di qualche mese. E per quanto riguarda la fruizione della TV e della radio abbiamo proprio un picco, diciamo, come dire, un aumento forte della fruizione della televisione ad aprile. Immaginiamo che abbiamo superato anche la quota, diciamo, che si può, come dire, valutare nell'intero anno, più del 92% della popolazione. E soprattutto quello che viene fuori è una fruizione soprattutto di programmi di informazione legati anche alla diffusione del virus, e questo ha portato appunto all'aumento di tantissimo di questi tipi di, diciamo, di trasmissioni che sono state fruite. E poi per quanto riguarda la radio idem, soprattutto appunto i programmi di informazione, insomma, sono stati quelli più fruiti in quel periodo. E un'altra cosa interessante è che tra le due rilevazioni, quella di aprile e quella di dicembre, notiamo che un po' si ritorna alla situazione, diciamo, della normalità, cioè a dire che nella prima fase c'è stato un aumento forte, dicevamo, non soltanto delle persone ma del tempo dedicato. Leggevo ad esempio che è stato stimato che addirittura in alcuni giorni di aprile c'era una media di 7 ore di fruizione televisiva, perché immaginiamo, insomma, che questo è abbastanza, insomma, ci ricordiamo, ecco, di quello che era quel periodo. E invece poi le risposte date a dicembre ci fanno capire che si è ritornati a una fruizione più simile a quella del periodo pre-Covid, anche se stiamo parlando di un periodo ancora legato alla pandemia. Quindi, diciamo, in generale questo è quello che noi registriamo, insomma. Bene, allora andiamo avanti. Io faccio soltanto un paio di avvertenze, nel senso che prendete le mie domande come uno spunto non troppo vincolante, quindi sì, potete anzi vi esorterei a allargare un po', naturalmente stando in tempi compatibili con l'ora che abbiamo a disposizione. E poi se avete suggestioni su domande rivolte ad altri non fate alcuno scrupolo, parlo anche ad Andrea, Fabiano che ci segue, eccolo là. E lancio un po' per tutti una suggestione sulla radio, perché deve essere presente qua Andrea Montanari, che è attualmente il direttore di Radio 3, ma è stato anche il direttore del giornale radio, l'avrei un po' provocato sulla radio, non c'è, e allora io butto là una riflessione e voi magari, se avete voglia e tempo, potete dire qualcosa. La radio è stata investita da una serie di novità tecnologicamente forse addirittura superiori rispetto alla televisione. Abbiamo il DAB, se ne parla da 20 anni, però sì, ce l'abbiamo adesso. Abbiamo la video radio, abbiamo le app che ci consentono di sentire la radio anche quando siamo per esempio all'estero, la radio italiana anche quando siamo per esempio all'estero, e abbiamo i podcast. Apparentemente si tratta di novità che ci consentono di fruire meglio di contenuti radiofonici tutto sommato tradizionali, no? E dico, vale un po' meno la distinzione tra TV lineare e non lineare per la radio, almeno apparentemente, salvo per i podcast, no? Che rappresentano qualcosa di un po' diverso. È così semplice o invece c'è qualcosa di più di diverso? Questo vale un po', è una domanda che rivolgo un po' a tutti.
Venendo invece al professor Colombo, che è professore di molte cose, io me le sono segnate perché se non me le dimentico, insegna teorie e tecniche dei media, ma anche scienze e politiche sociali a Milano, docente di media e politica appunto, direttore del Dipartimento Scienze e Comunicazione dello Spettacolo, direttore di Master, partecipa a una serie di organismi nazionali e internazionali. La cosa che le chiedo, professore, è... si è detto per tanti anni che la RAI era tuttora il principale produttore di cultura italiano. In realtà poi tanti altri player sono entrati da quando si diceva negli anni 70-80 nel mercato televisivo. Quindi questo significa che comunque la cultura si trova in vari modi e sotto vari spogli anche alla radio e in televisione. Ecco, qui... probabilmente nell'idea di fare questa domanda incide molto anche il periodo della pandemia, no? Qual è il rapporto, qual è stato e quale sarà il rapporto, e se c'è un rapporto tra i consumi culturali in generale e i consumi culturali in TV e alla radio? Beh, innanzitutto c'è stata prima una battuta, no? Da cui vorrei partire, sul fatto che la radio e la televisione si stanno espandendo. Ecco, io partirei da qua. Io penso che non sia esattamente così, penso che sia terribilmente più complicato. Cioè, quello che è successo a partire dalla convergenza, dalla digitalizzazione, è che l'intero dispositivo, diciamo, della trasmissione mediata si è andato modificando. Il digitale ha aperto, faccio una battuta, se mi aveste detto un anno fa che un referendum qualunque ci avrebbe messo una settimana a raccogliere 500.000 firme, grazie allo speed che 3 anni fa non ci immaginavamo nemmeno, ecco, il digitale ha avuto questa enorme portata. Ma in realtà quello che è successo è che è cambiato l'intero. Prendiamo l'esempio della radio e arrivo poi al punto. Quanto ci vorrà perché noi non distinguiamo più fra la radio, i podcast, la radio in streaming, la radio sentita dalla radio, e parliamo genericamente di un medium audio diffuso? Quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà perché invece che parlare di televisione, come dire, siamo obbligati a considerare tanti segmenti, no? L'entertainment, l'informazione, lo sport, Amazon che trasmette lo sport, altra cosa inimmaginabile. Ecco. Allora, a partire da questo grande cambiamento che rimette in gioco la nostra capacità di definire cosa sta succedendo, c'è una cosa che guadagniamo, che l'universo dell'audiovisivo, nel senso ampio, comincia a somigliare sempre di più ai consumi culturali tradizionali. Mentre fino adesso, parlo delle ricerche Istat, dell'Eurobarometro, eccetera, c'è sempre stata un po' di difficoltà a dire che la televisione è consumo culturale o che la radio è consumo culturale. C'era la rilevazione della radiotelevisione e c'erano i consumi culturali, andare a teatro, leggere libri, andare al cinema, eccetera. Ecco, tutto questo comincia a somigliarsi per 2 motivi fondamentali e chiudo questo primo giro. Il primo l'abbiamo detto, cioè la televisione e la radio si sono frammentati in tante forme di fruizione diversa. La fruizione lineare, che lei ha ricordato, ha lasciato il posto a una molteplicità di fruizioni. Ci siamo divertiti agli europei perché la potevamo vedere in diretta, perché vederla in podcast o sentirla in podcast non sarebbe stato lo stesso tema. Quindi si è frammentata e si è moltiplicata, ma dall'altro lato sono cambiate le nostre abitudini. Per cui noi, per esempio, possiamo fruire di un museo virtualmente, cosa che era impossibile fino a qualche anno fa. Possiamo accedere a dei contenuti audiovisivi attraverso un menu, ma possiamo anche rivendicare in forma amplificata una fruizione vera, autentica, dotata
di strumenti di implementazione di realtà aumentata, eccetera. In qualche modo i consumi si avvicinano. Avere in tasca i podcast di un libro, in fondo è un po' come avere a portata di mano la propria libreria, come consente di fare un Kindle qualunque, diciamo. Quindi tutto questo fa assomigliare l'universo dei consumi culturali. Bene, molto bene. Su questo poi ci torneremo, perché mi ha fatto venire in mente una domanda che poi le farò, se, spero di avere il tempo. Allora, Andrea Fabiano ha una lunghissima esperienza nel marketing, ha fatto il direttore di Rai 1, ha fatto il direttore di Rai 2, adesso è responsabile di strategy e transformation in team, quindi ha, diciamo, la fortuna di aver visto il fenomeno televisivo da vari punti di vista. E gli voglio fare una domanda, Andrea, prendila però come una... Andrea, gli do del tu, perché siamo stati colleghi per tanti anni, quindi non faccio finta, gli do del tu. Anzi, devo darti io del lei, visto che eri il mio direttore personale. Esatto, nel caso tu dai a me del lei. Esatto. No, prendila come uno spunto, però torno un attimo su quello che dicevo prima, perché io capisco quello che dice il professore, però io la vedo, siccome faccio... la mia azienda produce serie televisive, io questa cosa la vedo in maniera molto tangibile. Noi non sappiamo più a chi dare i testi, perché la verità è che la produzione aumenta in modo esponenziale. Prima ci chiedevano le serie soltanto dalla Rai e un po' da Mediaset, adesso ce le chiede anche Netflix, ce le chiede Amazon, parliamo con Disney, veramente chiedono serie italiane. Noi iniziamo ottobre la produzione di una serie di Natale che andrà su Netflix, ed è una serie italiana, perché queste sono multinazionali, ma vogliono connotarsi con la cultura e le caratteristiche regionali del paese in cui si trovano, quindi hanno delle branch che sono nazionali. Allora io vedo questo aumento esponenziale della produzione, che non riguarda più solo le serie televisive, ma riguarda, come accennavo prima, anche l'intrattenimento, e mi chiedo, e tu dalla tua esperienza, dal tuo punto di vista, secondo me puoi darci un'idea, ma quanto durerà sta roba? Cioè, siamo destinati a raggiungere un picco e poi una bolla e poi che esplode, oppure raggiungeremo un livello di produzione e poi lo manterremo costante nel tempo? Tu come la vedi, avendo vissuto sia la TV generalista e sia quella invece diversa che segui adesso stando a team? Guarda Valerio, io credo che avremo ancora per tanto tempo un contesto in cui la domanda di contenuti, innanzitutto quella che arriva da noi fruitori e di conseguenza quella che arriva da chi deve proporre i contenuti, crescerà, e crescerà su tutti i generi. Gli ultimi anni sono stati gli anni appunto dell'esplosione esponenziale della domanda e dell'offerta di serie televisive, che non accenna a diminuirsi, sta cercando nuove strade, appunto i grandi operatori globali stanno cercando anche di trovare nuove fonti creative di immaginario, andando appunto a pescare in realtà nazionali come l'Italia, così come tanti altri paesi del mondo che magari hanno sempre un po' faticato a uscire dal confine nazionale come appunto capacità di esportazione del proprio immaginario. Ma non ci sono solo le serie, perché la fame appunto di contenuti più prossimi, più vicini alle dimensioni culturali locali, appunto ormai stanno coinvolgendo tutti gli altri generi. Tu hai citato l'intrattenimento, che forse è, diciamo, la nuova frontiera, è l'ultimo, no, genere che è stato, diciamo, coinvolto in questo processo, ma c'è poi il racconto della realtà, c'è il documentario, c'è anche quindi qualcosa che lambisce l'informazione, non nel senso dell'aggiornamento e no, del dare notizie su quello che sta accadendo in questo istante, ma nel appunto dare strumenti alle persone per conoscere meglio la realtà. Io credo che avremo ancora tanti anni in cui questo scenario sarà espansivo, quindi credo una bella notizia, almeno per quanto mi riguarda, per realtà come la tua, ci vado in pensione in cui oggi lavori,
Però alla fine credo che alla base di questo ci sia un po' quello che è stato detto magari in termini diversi un attimo fa. E se ci pensate bene, alla fine è vero, abbiamo sempre parlato di televisione, radio, siamo sempre stati abituati a, come dire, creare queste, cioè a ragionare con queste categorie molto rigide, magari all'interno delle quali creare altre categorie rigide, la TV lineare, la TV non lineare, la TV tradizionale, la nuova televisione, i vecchi e i nuovi media. Abbiamo sempre, diciamo, fatto, no, questo esercizio di creazione di categorie. Io credo che non funzionino più, nel senso che in fondo siamo, porto avanti questo ragionamento mettendomi dal punto di vista di noi che poi fruiamo, non addetti ai lavori, ma noi che appunto poi di questi contenuti fruiamo, alla fine siamo in un unico grande contesto in cui noi tutti abbiamo bisogni di nutrire il nostro immaginario, di nutrire le nostre passioni, di avere argomenti per condividere, per socializzare, per interagire con le persone che ci sono accanto, conoscere la realtà. Se la si guarda da questo punto di vista, ecco, gli steccati a cui prima erano abituati cadono in un istante, e a quel punto emergono, come dire, tutte le potenzialità, tutte le opzioni che abbiamo per soddisfare questi bisogni, e tra le quali sempre più persone, non solo i giovani, non solo le generazioni che sono nate già calate in questo contesto, ma sempre più tante persone, e più andiamo avanti più queste tante persone coincideranno con il tutto, le persone si muovono con una disinvoltura incredibile tra questa varietà di proposta. Probabilmente, qui chiudo, quello che potrà diventare sempre più importante in futuro sarà avere, diciamo, qualche soluzione che ti permetta di poter manipolare, di poter, diciamo, governare, di poter avere come dire, un accesso più facile, più semplice, più immediato a tutte le opzioni possibili che oggi ci possono essere, che oggi magari ci perdiamo perché sono disperse in mille app, oppure dispersi in mille canali televisivi, telefonici o altre opportunità. Quindi credo che un'altra frontiera importante che si aprirà in questo grande mercato dell'intrattenimento, dell'informazione, dell'immaginario, sarà anche quello di chi riuscirà a dirigere un po' il traffico, a facilitare la vita a noi appunto che abbiamo bisogno di questi contenuti, e a chi ha i contenuti per arrivare più facilmente alle persone che ne potrebbero avere bisogno. Bene, allora, in attesa di trovare questo vigile urbano super, adesso io ho una domanda per Emanuela, che mi rendo conto che probabilmente è motivata dalla mia enorme stima nei confronti dell'Istat, quindi anche nelle capacità soprannaturali, però sulla base dei dati che tu hai a disposizione, che hai studiato, che hai letto, visto che noi stiamo cercando di parlare di futuro, no? Cosa non facile mai, ma sulla base di quei dati che tu ci hai un po' detto e di sicuramente studi e approfondimenti che hai fatto, tu hai a tua volta una specie di palla di cristallo che ci possa aiutare a capire che cosa può succedere in futuro prossimo? Cioè, ci aiutano quei dati, ci aiuta l'osservazione di quei fenomeni in qualche modo a dire come ci potremmo evolvere? Allora, diciamo che non è che guardo il futuro in maniera così precisa, però quello che posso immaginare, allora, mi viene in mente innanzitutto di focalizzare l'attenzione nei confronti delle persone che sono un po' al di fuori di tutto quello che abbiamo detto, nel senso che abbiamo detto sì, connessione, giovani, possibilità di passare da un dispositivo all'altro, questo in realtà non riguarda tutta la popolazione. Immaginiamo che ancora c'è un 20% di famiglie che non ha accesso a internet, c'è una quota di giovani residuale, che però circa l'8% che non sono utenti di internet. Quindi quello che io mi posso immaginare è anche sperare, perché in realtà stiamo parlando di fasce della popolazione che sono al di fuori, no, di tutto quello che sta succedendo, e quindi del futuro, posso augurarmi, considerando i dati che abbiamo a disposizione, che ci fanno vedere che nel tempo, di anno in anno, nuove fasce di popolazione, non soltanto giovani,
sono appunto connesse, quindi hanno la possibilità di aumentare la loro alfabetizzazione digitale, possa continuare e questo possa permettere anche la possibilità di fruire anche della cultura, come si diceva prima. Io sono d'accordo sul punto di vista che esprimeva lei prima, rispetto al fatto che è vero che la TV e la radio spesso non vengono considerati da noi all'interno, diciamo, di quelli che sono gli indicatori. Per esempio, un indicatore che noi utilizziamo di partecipazione culturale vede la TV e la radio al di fuori, e in effetti questo è un limite dovuto al fatto che appunto stiamo parlando di due strumenti o comunque di due modalità, no, di fruizione, che sicuramente sono ad ampio raggio. Quindi, tornando a quello che dicevo prima, ecco, un'attenzione particolare nei confronti dei gruppi della popolazione che in qualche modo adesso possono essere esclusi e che invece in un prossimo futuro ci auguriamo che possano anche essere all'interno di tutto quello di cui stiamo parlando. Ecco, questo mi induce a una riflessione che è un po' tangente rispetto al tema di oggi, che però voglio fare. Se poi volete in qualche modo esprimere un'idea, fatelo, se no non fa niente. Ma mentre Manuela parlava e diceva che il 20% delle famiglie italiane ancora non c'ha la connessione a internet, non accede a internet, no? Io mi chiedevo, ma forse un bilancio dopo 2 anni di pandemia, 2 anni di lavoro da casa, 2 anni di DAD, potremmo farlo, no? Questa pandemia è stata a un certo punto individuata come, nel valore totalmente negativo che si porta dietro, no? Però come l'occasione per fare un salto significativo verso una digitalizzazione davvero completa del paese. Ma ci siamo andati davvero in quella direzione? È stata un'occasione persa o mezza persa? Perché su questo non lo so, insomma, sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti, però davvero mi chiedo se avremmo potuto, approfittando di questa tragica situazione, fare di più. Questo, diciamo, in generale ve la lascio, se vi va di fare un commento, di esprimere un'idea. Un po' è successo, l'abbiamo registrato, però su alcuni gruppi, sicuramente sui bambini 6-10 anni, anche lì valutiamo il valore aggiunto di quello che è successo, c'è stato un ampio incremento, i ragazzi tra 6 e 10 anni hanno superato la media nazionale di fruizione a internet, siamo al 75%, l'anno precedente eravamo al 64%, quindi un forte aumento, però ovviamente perché hanno fruito della DAD e quindi la necessità ha voluto che magari in una fascia della popolazione che fino a quel momento si erano dati anche, diciamo, degli alert di non favorire l'accesso a internet dei bambini più piccoli. In quella fascia c'è stato un avanzamento, diciamo, e in generale sì, c'è stato sicuramente, però io penso che nella maggior parte dei casi magari le persone che erano già abituate hanno aumentato non soltanto il tempo dedicato, ma anche hanno spaziato da una cosa a un'altra. La fruizione, per esempio, culturale, che sicuramente si è dovuta spostare sulla rete, perché naturalmente tutto quello che era la cultura fuori delle nostre case è stato off limits per diverso tempo, ha fatto sì che chi già magari fruiva della possibilità di accedere a internet abbia aumentato. Per quanto riguarda, ecco, la fascia della popolazione che erano al di fuori, qualcuno sicuramente si è unito agli altri, però insomma non dobbiamo immaginare che questo sia avvenuto in maniera capillare, e quindi può esserci certo un pericolo che invece di che questa situazione, insomma, invece di aumentare in maniera generalizzata, abbia soprattutto appunto aumentato per chi già era lì dentro, ecco. Sì, insomma, in termini di infrastrutture e alfabetizzazione forse si può discutere un po'. Comunque sì. Adesso andiamo avanti. Professore, lei, voglio rimanere su quel terreno lì, lei diceva giustamente cambiano le abitudini, i consumi si avvicinano, e quindi vorrei rimanere su quel terreno lì parlando di qualcosa di molto concreto, cioè parlando un po' di cinema, visto che allora il cinema secondo me già prima della pandemia ha in qualche modo risentito in termini, io oggi ho visto, scusate, la prendo da un altro. Oggi ho visto le candidature, non so se vi è capitato, agli Emmy Awards, che sono gli Oscar della TV americani. E se voi andate a vedere i candidati, sotto tutte le voci, ma quella che fa più impressione sono gli attori, tutti gli attori più importanti sono tutti candidati a un Emmy per una serie televisiva che hanno girato. Come se ci fosse stato in questi ultimi anni, credo che ci sia stato uno spostamento
dei migliori talenti e delle migliori intelligenze, anche non solo, ripeto, attori, ma anche tecnici, montatori, scrittori, sceneggiatori verso le serie. Su questo rispetto al cinema, no? Per una serie di ragioni, di domanda, di redditività di certi business rispetto ad altri. E alcuni sostengono che questa pandemia ha dato la botta finale al cinema, che è un'espressione culturale importante, lo è stata negli ultimi 100 anni. Ma secondo lei è così oppure no? Il cinema è penalizzato da questa diciamo un po' distrazione di risorse, di talenti verso le serie televisive? Riprenderà una fruizione del cinema simile, analoga e magari maggiore di quella di prima? Come vede il rapporto tra la TV e il cinema in funzione di questo fenomeno che si è verificato o accentuato dalla pandemia? Provo a metterci d'accordo meglio qui, no, scherzo, è veramente una domanda complicata. Una battuta sulla questione delle disuguaglianze. Io sono molto preoccupato perché le disuguaglianze crescono in modo esponenziale, non solo siamo sempre una società, siamo una società sempre più diseguale, è così. Ma è come se si moltiplicassero le dimensioni dell'ineguaglianza, per cui si è ineguali perché non si ha accesso addirittura a strumenti che diventano invece universalistici o che vogliono essere. Non si ha la cultura per capire se sei su una fonte affidabile, magari in pandemia questa cosa è rilevante. Ecco, quindi c'è questo moltiplicatore. Non so assolutamente cosa fare, ma segnalo che il problema mi sembra serio. Torno alla questione del cinema. È una domanda bellissima, secondo me, perché ci obbliga a capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di cinema. Io dirigo un dipartimento con un sacco di colleghi bravissimi che insegnano storia del cinema, no? Allora, il cinema è cambiato tantissimo nel corso del più di un secolo di vita. Le pellicole di Griffith, no? Nascita di una nazione, il von Stroheim che faceva pellicole di 6 ore e poi gliele tagliavano 2 ore e mezza e non si capiva più niente, pativano, passatemi la battuta, pativano di non avere la disponibilità delle serie televisive. Volevano realizzare la loro creatività su una dimensione temporale, certo, che il cinema non gli metteva a disposizione. Le serie televisive, i famosi telefilm, la differenza d'età si vede nel fatto che io mi ricordo la televisione quando c'era un solo canale. E quindi vedevi questi primi telefilm che erano chiaramente pensati all'interno di un formato e di una serialità peculiare, molto diversa dal cinema in fondo. Oggi ci sono delle volte in cui la serie televisiva è molto cinematografica, è davvero un cinema che puoi addirittura fruire come film, perché se fai binge watching su una miniserie di 6 ore hai visto un film di von Stroheim intero, voglio dire. Ecco, allora io penso che anche qui, se devo provare a immaginarmi il futuro, l'industria della grande narrazione audiovisiva andrà compenetrandosi. Rimane il problema del circuito cinematografico tradizionale, come lo intendiamo, cioè quello che, per capirci, che finisce nelle sale, che ha preso una botta terribile e che io spero vivamente che sia incentivato meglio di quanto secondo me non lo sia stato in questo periodo, perché la fruizione cinematografica specifica nelle sale rimane una forma di fruizione artistica o spettacolare fondamentale. Ma dal punto di vista della creatività io credo che convergano sempre di più le due dimensioni della produzione, che una volta era televisiva, adesso non lo saprei più definire, e quella cinematografica. Sì, e poi forse, non so se questo è condivisibile, ma mi veniva in mente mentre lei parlava che è anche un altro valore, no? Quello di fare le cose insieme, andare al cinema. È cosa che viene meno se ci si fa di meno e che è già venuta meno con la televisione. La televisione era considerata il nuovo focolare e di fatto ormai da tempo non lo è più. Posso fare una battuta? Come no? Su
sul campionato di calcio. Ci veniva, però la faccia. No, breve, una battutina. Cioè, il campionato di calcio è stato progressivamente frantumato, una volta le partite erano solo la domenica pomeriggio, si chiedeva alla gente con la radiolina come andavano, no? Eccetera, erano tutti. Ed era un grande rito collettivo. Ma non ha cominciato la tecnologia a frantumarlo, perché nel momento in cui per i diritti si è cominciato a frantumare la fruizione del gioco nel weekend, allora adesso, cosa che nessuno avrebbe mai pensato, moltissimi guardano su DAZN direttamente sul cellulare e toglie esattamente quella dimensione lì. Allora ci sono voluti, ripeto, gli europei, li cito con piacere, non so bene perché, ma no, ci sono voluti gli europei per tornare a guardare insieme, no? E sentirci. C'è una bellissima pubblicità della Heineken, no? Sì. Che dice, beh, anche se sei da solo, in fondo sei con tutti gli altri che stanno guardando la partita. Ecco, però il campionato da questo punto di vista si è frantumato. Sì, beh, io immagino che alcuni di quelli che stanno qua, alcuni, non tutti, si ricordano che quando, insomma, io mi ricordo quando ero ragazzino, c'era una partita nazionale a Roma, noi eravamo sempre a rischio di poterle vedere, perché te le mandavano in onda soltanto se lo stadio era pieno, altrimenti Roma e zone limitrofe erano escluse perché lì i soldi la federazione li faceva con i biglietti, mica li faceva con i diritti. Il mercato dei diritti, cosa che si tralascia spesso dire, ha completamente stravolto qualsiasi tipo di espressione artistica, culturale, sportiva, che poi vale anche per... Però su questa cosa del focolare, di quello che si è perso, volevo fare una domanda ad Andrea, perché appunto, essendo stato sia Rai 1 che Rai 2, lui sicuramente è in momenti in cui relativamente recenti, quindi in cui già era ben percepibile l'aggressione alla TV generalista, alla TV tradizionalmente intesa da parte delle piattaforme, gli OTT, eccetera. Io ti voglio chiedere, Andrea, secondo te, visto che qui parliamo di fruizione della TV, che ne sarà secondo te della TV generalista, se ha un domani che non sia inteso soltanto come accompagnare a un lento spegnimento gli anziani che ancora la guardano, tra cui io mi annovero, per carità, quindi... Però se può avere un futuro diverso. La settimana scorsa parlavo con un ex collega della Rai che mi diceva una cosa, secondo me, assolutamente anacronistica, che però era tutto sommato suggestiva, perché lei diceva la TV tradizionale, la TV generalista può avere un suo futuro nel momento in cui la TV torna a essere autorevole. La gente torna a dire l'ha detto la TV, e quindi diventa aggregante il momento in cui c'è qualcosa in televisione a quell'ora. A me sembra un punto di vista un po' idealistico, un po' difficile, anche perché ormai anche i broadcaster tradizionali ti ripropongono tutti i loro contenuti sulle loro replay, sulle loro infinity, eccetera, eccetera. Però è una possibilità che la TV generalista ha di sopravvivere al di là di accompagnare chi è abituato a guardarla? Oppure magari, chi lo sa, succederà qualcosa di imprevedibile, come è successo per il vinile, che era morto e improvvisamente è tornato di moda, no? Per cui adesso va di moda sentire il vinile, che è più scomodo, è più ingombrante, è più complicato e anche più imperfetto come suono, però mo ci ripiace il vinile. Chi lo sa che magari ci ripiaccia riunirci intorno a qualche cosa che sia più simile alla vecchia TV generalista, non lo so. Tu come lo vedi il futuro di questa, che non dimentichiamolo, adesso noi parliamo di piattaforme di OTT, ma è sempre la platea largamente maggioritaria in questo momento quella della TV generalista, Sì, è che, diciamo, non solo in Italia, anche un po' in giro per il mondo continua a essere bella centrale. Io credo che probabilmente a lungo andare lo spazio per la cosiddetta TV generalista, diciamo, magari si ridurrà a pochi canali che possono reggere, diciamo, questo nuovo contesto. Pochi canali che probabilmente devono come dire, essere più robusti in termini di risorse, non solo economiche, ma anche appunto artistiche, giornalistiche,
insomma, citando una famosa espressione che si usa nella cultura di Netflix, con una densità di talenti molto 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 consistente, a condizione che si, diciamo, mantenga e anche, diciamo, si evolva la capacità di non solo essere autorevoli, che forse, diciamo, è una parola anche forse incompleta, di essere rilevanti, essere meglio, scusami, rilevanti, cioè di poter offrire, come dire, un senso di capacità di unire, di connettere le persone attorno appunto a emozioni, passioni, di nuovo immaginario, oppure anche, forse questa è una funzione che, diciamo, caratterizzerà sempre un po' queste realtà, diciamo, audiovisive, anche la capacità di essere comunque un punto fermo, un punto di riferimento quando ci sono situazioni particolarmente critiche che interessano tutti. La pandemia, nella sua tragicità, ha anche fatto un po', diciamo, riscoprire, ecco, il valore di un certo tipo di offerta audiovisiva. Quindi, volendo sintetizzare, secondo me lo spazio c'è, non più come prima, non più per tutti, non più per tanti, ma a condizione di riuscire ad essere rilevanti, riuscire a essere capaci di unire il più possibile fasce di pubblico e fasce di società, soprattutto, profondamente, profondamente diverse. Oggi noi veniamo da una storia di, diciamo, tanti canali giornalisti, anche la stessa Rai, no? Diciamo, ne ha sempre avuti tre nella sua storia. Io credo che forse il futuro dei prossimi anni di gruppi appunto come la Rai o comunque altri gruppi che hanno più canali giornalisti sia magari la concentrazione di questa ambizione, ecco, di coesione su uno, massimo due canali, e lo sviluppo invece di offerte più specifiche, più mirate sulle altre o piattaforme o canali televisivi. Ma allora, su questo mi viene in mente di fare una riflessione che continua a essere, secondo me, attuale, nonostante lo sviluppo delle piattaforme e l'offerta che loro danno, e cioè che una serie televisiva vista su una piattaforma, quando fa tanto fa 800.000 spettatori, una serie invece di successo su una TV generalista ne fa 6 milioni, 5 milioni, 3 milioni e mezzo quando non va tanto bene. Sono dimensioni completamente diverse. Spesso e volentieri, quando poi tu trasporti le serie che vengono mandate in onda dalle piattaforme sulla TV generalista, sebbene siano state viste da un numero di persone relativamente basso, non performano assolutamente, neanche lontanamente, come le serie che vengono fatte sulla TV, che vengono mandate in onda sulla TV generalista. Quelle della Rai, ma tutto sommato anche quelle di Mediaset, che fanno meno ascolti, ma comunque sono molto più significative. Questo è dovuto all'abitudine delle persone di guardare la televisione, ancora la televisione generalista, sebbene aumenti sempre l'età media, è dovuta a una qualità diversa delle serie che vengono mandate in onda? Questa è una domanda che rivolgo un po' a tutti, anche sulla percezione che avete. Oppure, appunto, è soltanto un fatto di abitudine? Se andasse in onda le stesse serie sulla TV generalista, farebbero comunque risultati molto più alti di quelle che fanno come prima finestra di quelle che fanno le piattaforme? Perché è un fatto ormai acclarato che sono numeri clamorosamente diversi, che non sono legati soltanto, ripeto, al semplice fatto che lì ci sono solo gli abbonati. Perché poi dopo, quando vanno sulla TV generalista, che magari ha una seconda finestra free, non sono ascolti paragonabili. Forse entriamo un po' nel tecnico, però ecco, forse tu, Andrea, su questo c'hai una risposta. Sì, provo a dare una mia risposta. Io credo che la TV, appunto, quella che continuiamo a chiamare lineare, giustamente a chiamare lineare, abbia sempre, diciamo, un dato di fondo, che è la sintonia tra quel contenuto e, diciamo, il mondo di immaginario che quel canale, quel palinsesto che lo propone
ingloba. A volte, diciamo, i contenuti che nascono in altri mondi, come appunto nelle piattaforme, e che vengono poi portati appunto nei mondi, diciamo, lineari, credo che si crei proprio una sorta di cortocircuito identitario. È come cercare di amalgamare acqua e olio. Sì. Semplicemente non funziona, letteralmente non funziona. Ci sono invece altri casi, proprio qualche giorno fa, credo una settimana, martedì scorso, Rai 1 ha proposto una serie francese, di produzione francese, grande successo in Francia, andata appunto in prima serata, che ha avuto un ascolto molto 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 importante, probabilmente perché appunto c'è un tipo di quella storia, quel modo di raccontare quella storia ha trovato una maggiore sintonia con il canale che l'ha proposta. Poi, diciamo, sui palinsesti lineari il successo di un prodotto, come poi tu mi insegni a maggior ragione visto anche il lavoro che adesso fai, dipende non solo dal prodotto, ma dipende anche da come si accompagna quel prodotto su un tema di programmazione, di comunicazione, perché se non lavori bene su questi due altri ambiti, anche il miglior prodotto, diciamo, poi lo, tra virgolette, condanni a una performance meno rilevante, di cui poi appunto non si parla come un grande successo. Però credo che ci sia questo dato di fondo, che poi forse anche, se ci pensiamo bene, proprio una delle cose basilari del mestiere di fare l'editore. L'editore crea dei mondi editoriali, crea, o meglio dovrebbe cercare di creare dei mondi editoriali con certe caratteristiche, magari diciamo contigue, omogenee, e non è detto che lo stesso prodotto trasportato in altri contesti, appunto in altri mondi editoriali, possa avere la stessa resa. L'ultima considerazione che faccio, qui mi rendo conto di entrare in un terreno complesso, anche molto, molto scivoloso, è che tu dicevi prima, quando le serie sulle nuove piattaforme fanno grandi numeri, i numeri sono dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di spettatori, di fruitori. Ora, ovviamente io conosco la realtà di Team Vision, che è quella appunto su cui ho lavorato negli ultimi mesi, non conosco i numeri delle altre piattaforme, che diciamo sono molto gelose, molto restie nel condividerli. Ecco, noi diciamo operiamo in un mondo, quello delle piattaforme, in cui la visibilità, no, di quello che succede in termini di... Infatti sento un fastidioso rumore. Il riscontro del pubblico è una informazione a loro riservata. Mi sentite? Sì, benissimo. Okay. A loro riservata e, diciamo, come dire, impenetrabile. Dall'altra parte tu invece hai una, come dire, una diagnosi costante, una misurazione costante, che è anche croce e delizia, no, di chi ci lavora. L'ansia, la prestazione è quotidiana. Ecco, ci sono anche strumenti diversi, misurazioni diverse, pubblicazioni diverse, che rende anche questi ragionamenti anche un po' complicati da mettere in campo. Quindi forse anche sulla misurazione ci sarebbe da fare un grandissimo lavoro di qui ai prossimi anni. Siamo in casa Istat, credo che appunto l'Istat, diciamo, sia da questo punto di vista una fonte importante che può aiutare, diciamo, anche a risolvere questo rebus intricato tra mondi che appunto hanno dinamiche di misurazione ad oggi abbastanza lontane, anzi quasi, diciamo, diametricamente opposte. Allora, penso che siamo arrivati quasi alla fine. Io, se avete qualche suggestione, qualche commento finale da fare, vi inviterei a farlo. Qualche valutazione conclusiva? Ma io in realtà mi volevo riallacciare a quello che era stato detto proprio adesso, perché appunto noi all'Istat abbiamo delle rilevazioni che facciamo tutti gli anni su indicatori macro, che ci permettono di avere il trend della fruizione della TV e della radio, di tanti altri fenomeni, e anche indagini di approfondimento. E l'indagine di approfondimento sulla consumi culturali e tempo libero, speriamo di realizzarla tra il 2022 e il 2024, quindi mi piacerebbe anche
anche potervi coinvolgere, perché ovviamente abbiamo tutta una strutturazione dell'indagine, del questionario, della modalità appunto anche di rilevare in modo più specifico ogni cosa, e quindi insomma mi piaceva appunto chiudere in questo modo, perché è un momento di ristrutturazione dell'indagine, quindi è un momento insomma cruciale. Ma una battuta che è quella che con cui apro sempre i miei corsi, che mi ricorda che la settimana prossima comincio, tra l'altro, ahimè, che è questa. Prima, sotto quell'arco lì, mentre parlavate, è venuto un bellissimo arcobaleno. Stava piovendo in un modo terribile, poi ecco, ci è voluto un attimo, è cambiato completamente la percezione che avevamo. Chi studia i media, come la società, la storia, sa che non c'è mai un momento di staticità. Quello che noi abbiamo osservato nei media è un costante cambiamento. Io in tanti anni che li studio non ho mai avuto la percezione di 5 anni tranquilli, cioè mai. Questo è anche un segno di speranza e di progettazione. C'è sempre qualcosa da immaginare e da inventare. E io credo che sia con questa prospettiva che dobbiamo ragionare, cioè dobbiamo pensare in una chiave di utilità anche dei media, dobbiamo pensare i media dentro al contesto della società e guardare sempre a quali sono le loro interazioni. Sarebbe un lunghissimo discorso, ma io credo che questa prospettiva ci aiuti a vedere le cose in modo più sereno, insomma, non stiamo mai perdendo nulla senza guadagnare qualcosa e viceversa. Beh, questa devo dire è una visione effettivamente che dà serenità, che apre. Chiuderei dicendo che la TV è cambiata, continuerà a cambiare, crescerà ancora l'offerta, almeno nei prossimi anni, per prendere una suggestione di Andrea, si estenderà anche ad altri generi, si chiude la forbice tra consumo culturale e consumo di televisione che si vanno sempre, e radio, che si vanno sempre più avvicinando, e comunque nessuno di noi ammazzerà la TV generalista ancora per un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Andrea.